Sì, un anno del mandato è stato un anno ricco di emozioni, di un'avventura personale, politica non indifferente, che sicuramente mi ha proiettato verso una dimensione che è quella della provincia importante. Una provincia che era dormiente, tantissimi fondi, non solo dell'ultimo anno, ma degli anni precedenti che aveva e che non erano stati utilizzati, e questa è stata la più grande scommessa, metterli in campo. Riteniamo di averlo fatto. Tantissimi interventi sulle strade, oltre 130 interventi per più di 20 milioni di euro, tantissimi interventi sulle scuole, tutte le scuole per più di 20 milioni hanno ricevuto opere di tipo straordinario e ordinario, perché non dimentichiamo, c'erano aule nelle quali purtroppo ci pioveva durante i temporali, c'erano finestre che non funzionavano, termosifoni che spesso non si accendevano e ancora non si accendono. Infatti stiamo sempre a seguire quelli che purtroppo sono i danni dovuti a una carenza di manutenzione, così come lo era la carenza di attenzione politica per questa provincia. Tant'è che dopo il duro lavoro siamo riusciti, tra le altre cose, ad esempio, a ottenere per la prima volta nella storia l'assenza di tagli delle dirigenze scolastiche. E ieri ho ascoltato molto attentamente la relazione del presidente Marsiglio e quella della presidente Meloni, che ringrazio nella loro visione e nel finanziamento molto corposo, 1.250 milioni di euro, per una regione che, se spesi bene, possono dare risultati veramente buoni per questa regione. Però ho ascoltato altrettanto attentamente qual erano i fondi per questa provincia. A spanne mi sono reso conto che in totale tra province e comuni riusciremo ad ottenere in provincia di Teramo forse 100 milioni, quindi l'8% di un totale che a mio avviso appare ridicolo e soprattutto offensivo per i cittadini delle province di Teramo. E questo denota quanto i politici regionali che ci rappresentano non siano stati all'altezza né di rappresentarci né di proporre soluzioni e ascoltare i territori per quelle che erano le esigenze. Perché l'unica cosa che pare sia toccata a noi sono i 60 milioni di euro per 6 anni diviso 4 province, quindi circa 15 milioni a provincia, che a mio avviso sono veramente ridicoli rispetto alla richiesta che noi abbiamo fatto. Posso citare ad esempio solo il ponte strategico di collegamento delle zone industriali tra Pineto e Roseto, che costa 21 milioni. Ho ascoltato di qualche finanziamento al comune di Giulianova, al porto e a Martinsicuro, ben vengano. Qualcosina al comune di Teramo, una quindicina di milioni, e 74 milioni per tutti i comuni della regione delle aree interne, quindi forse altre 15 milioni. Quindi questi 15 più 15 della provincia e altre 60-70 per i comuni che ho citato, possiamo arrivare al massimo a 100. A mio avviso bene per la regione Abruzzo, malissimo per la provincia di Teramo. La provincia di Teramo, non dimentichiamo che è stato fatto un bando, che era la strada panoramica, una strada che avrebbe dovuto interessare diversi comuni, di fatto una parallela a una strada esistente. Si percepiva che chi aveva ideato quell'intervento non conosce la realtà territoriale montana, tant'è che ieri, in un incontro fatto con l'ufficio tecnico della provincia e i tecnici incaricati, ho rimodulato totalmente questo intervento e sarà oggetto, appena dopo le vacanze di Pasqua, di una presentazione fatta ad hoc per un intervento che sarà, secondo me, secondo noi, uno dei più grandi traini di sviluppo turistico di questa provincia. È un intervento molto, molto coraggioso, sicuramente ci porterà ad osare nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto del paesaggio, nel rispetto anche di quelli che sono i valori di questa provincia, ma sarà, e questo lo vedrete, uno dei più grandi interventi che potrà veramente spostare la percentuale del turismo dalla costa alla montagna, più che spostare, incrementare il turismo anche in una zona che è stata poco valorizzata, che è quella dei Prati di Tivo. Questo, vista la sua importanza, più che altro il suo carattere di tipo innovativo, sarà oggetto di numerosi confronti e discussioni, soprattutto con tutti i portatori di interessi che devono comunque dare il contributo e soprattutto partecipare a questo tipo di intervento, che non può nascere da una sola testa, ma deve nascere da tanti contributi, soprattutto da coloro che vivono il territorio. Quindi, a mio avviso, entro l'anno potremo chiudere la progettazione e iniziare il percorso autorizzativo, che sarà sicuramente non semplice. Conoscete le posizioni degli enti del parco, ma noi non vogliamo mai, come detto, metterci in contrapposizione, ma solo in collaborazione.
con il parco e con coloro che giustamente devono far continuare a tutelare il nostro territorio.